Basta di dire basta. Dopo tanti enunciati è il momento di fare, di produrre fatti. Non è più sufficiente piangere quando c'è da piangere la morte di qualcuno, di un operaio o di un'operaia, perché la commozione poi scivola via e il problema resta. Il lavoro non è sicuro. Guadagnarsi il pane può essere rischioso fino a morire. Sono questi i temi degli incontri promossi da CGIL, CISL e UIL unitariamente nell'ambito della settimana dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Oggi incontro alla Cassa Edile di Pescara. I fatti sono innanzitutto che le imprese debbano investire sulla formazione dei propri lavoratori, ma investire sulla formazione di loro stesse come datori di lavoro. Dall'altro lato devono investire anche su nuovi macchinari e nuovi impianti e devono investire anche sui turni di lavoro, la pesantezza stessa dei turni di lavoro. Bisogna investire sulla prevenzione, perché il punto di riferimento è quello: non si può essere ipocriti quando muore qualcuno, perché alla fine il rischio è proprio questo. L'ipocrisia non porta mai a un bene, l'ipocrisia porta soltanto un danno successivamente a quello che è capitato. Per cui governo, imprese, sindacato, enti locali, ispettori locali e anche quelli nazionali devono avere a cuore sempre di più la prevenzione. È un problema culturale. Noi diciamo anche che nelle scuole bisogna entrare e culturalizzare questo tema nei percorsi formativi dei ragazzi, soprattutto in quelle scuole professionali dove nel giro di 2 o 3 anni diventeranno da studenti, diventeranno dei lavoratori. Gli ispettori, dopo un percorso di formazione che devono fare anche loro, devono uscire dai propri uffici e andare nei luoghi di lavoro. In questo caso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, visto che il ministro Orlando ha assunto, dopo pressioni anche del sindacato, ha assunto migliaia di ispettori. Bisogna investire anche sulla assunzione nelle ASL, di ispettori delle ASL, perché in tutte le regioni abbiamo una carenza di personale. Bisogna investire anche con una presenza degli ispettori dell'INAIL, dell'INPS e anche dei vigili del fuoco, perché insieme queste 5 realtà devono coordinarsi e fare ispezioni costantemente in tutti i luoghi di lavoro.